Ci troviamo a Formello, località Monte Madonna, la parte più alta e più, diciamo, richiesta anche della zona formellese, proprio perché è la parte più asciutta, con una bellissima vista verso Roma. Ma la caratteristica principale di queste villette che adesso andiamo a vedere è la loro tecnologia costruttiva, nel senso che sono state realizzate con le tramezzature e le pannellature a secco, con una tecnologia doppia lastra di cartongesso da esterno con lana di roccia all'interno, e questo permette di ottenere una quarta classe A da un punto di vista energetico. Parliamo di una villa di circa 140 metri quadrati su due livelli, con il tetto addirittura all'interno della parte alta in castagno e una serra captante verso l'esterno che può essere tranquillamente trasformata in una zona pranzo. Il piano terra è composto da un ingresso dove troviamo un bagno con doccia e un soggiorno open con una cucina e la zona soggiorno con un camino angolare. Le porte finestre scorrevoli si affacciano verso appunto un lato del giardino e verso la serra captante, che è la zona che abbiamo detto che potrebbe essere dedicata alla zona del pranzo. In adiacenza alla scala che porta alla zona notte abbiamo un comodissimo ambiente dedicato per essere attrezzato a lavanderia. Salendo al piano superiore troviamo appunto la zona notte con subito un bagno, in questo caso dedicato alle due camere da letto, e le due stanze con il soffitto travi a vista e murali in castagno. Una delle due camere ha in più una seconda zona, un altro ambiente che può essere dedicato o ad una cabina armadio, come in questo caso, o ad un secondo bagno. Ogni camera da letto ha l'uscita attraverso una porta finestra con delle logge che si affacciano su un bellissimo panorama. La cosa molto importante è che in questa fase del cantiere le villette sono assolutamente personalizzabili al loro interno, quindi il committente può fare delle richieste per ottimizzare secondo le proprie esigenze la propria casa. Per ulteriori informazioni visitate i nostri siti ruggeromarconi.com e tempocasa.it.